Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella. E ragazzi, di non perdervi altri contenuti simili a questi. Oggi risolveremo molti errori riguardo a Cyberpunk 2077, che problemi all'avvio, errori, bug, fix e cose così, facendo 4-5 passaggi. Quindi, innanzitutto vi consiglio di scaricarvi, in descrizione vi ho lasciato un link, DirectX. Questo link scarica di scaricare questo setup, questo driver per la vostra scheda video. Eccolo qui. Accettiamo così il contratto. Andiamo avanti. Installa Bing Toolbar. No, avanti. E farà così una breve installazione completata. Ok, e finiamo. Un'altra cosa da fare è vedere se abbiamo qualche aggiornamento da fare su Windows Update. Quindi andiamo un attimo su gestioni e dispositivi, schede video, aggiorna driver o cerca automaticamente i driver. Li trova nel Windows Update oppure cerca i driver nel computer. E faremo così una breve installazione dei driver. Ho fatto così questo aggiornamento, si è riavviato proprio OBS Studio. Windows ha completato l'aggiornamento dei driver, io faccio chiudi. Una volta fatto possiamo anche fare disabilita dispositivo. Io adesso non posso farlo, se no si stoppa la registrazione. Voi fatelo e riabilitatelo. Non fate disinstalla, fate disabilita e riabilitate, poi riavviate il PC. Poi andiamo su. Dipende dove avete installato Cyberpunk 2077 o su Steam oppure su GOG Galaxy o Galaxy. E se andiamo sulla pagina di Cyberpunk 2077, qui c'è scritto Manage Installation, verifica a riparazione. Ok, e fate una breve riparazione. Invece per quelli che hanno Cyberpunk su Steam, molto semplice. Io faccio finta di prendere un gioco qualsiasi. Facciamo caso Rust, tanto è la stessa procedura. Andate su Impostazioni, Gestisci. Proprietà, file locali, verifica integrità dei file di gioco e vedere se questo errore si è risolto all'avvio di Cyberpunk 2077. Quindi ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto, lo spero, di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo perché i like servono per interagire con gli altri spettatori, per far capire che questo video è stato utilissimo oppure no. Quindi ci tengo moltissimo, quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!